Davis Cup, Belgio, Australia, la presentazione della prima giornata. Il circuito ATP si ferma, il corrente weekend è dedicato alla Coppa Davis. Le semifinali del World Group si presentano particolarmente interessanti ed aperte a più soluzioni. A Bruxelles, il Belgio attende l'Australia. Si gioca sul rosso, superficie più affine ai padroni di casa. Nel pomeriggio, due singolari in programma, David Goffin parte con i favori del pronostico con John Millman, il N.2 d'Australia. Goffin giunge alla partita dopo la partecipazione all'US Open. Quarto turno, netto KO con Rublev. Dopo lo stop al Roland Garros, ritiro con Zeballos, un lento recupero, problemi fisici a contaminare il tennis del folletto belga. Porzione in cemento deficitaria, deve superare l'ostacolo Millman. Non c'è alcun precedente tra i due, l'australiano, 3T a New York, ha in bacheca la finale al Challenger di Lexington. Difficile possa impensierire un giocatore delle qualità di Goffin. Surce, Richard et Cote, Getty Mages North America. Il secondo match, invece, può presentare più variabili. Kyrgios è tennista di altra caratura rispetto ad Archis, ma il terreno inibisce i colpi poderosi del nativo di Canberra, ha mal partito nella polvere. Darcis deve imbrigliare Kyrgios, costringerlo a restare in campo e nello scambio, sfruttare le lune alterne del recente finalista del torneo di Cincinnati. Subito fuori a Flushing Meadows, Kyrgios, anche per vari acciacchi, fatica a consacrarsi nell'elite della racchetta. Il repertorio è da fuori classe, la continuità latente. L'ago della bilancia pende dalla parte di Nick, ma Darcis, due sconfitte in due apparizioni sul cemento, Winston-Salem, US Open, sul rosso titolo a Bordeaux e quarti ad Istanbul, non parte battuto. I due incontri sono visibili in differita su Super Tennis dalle 16. Al termine, cronaca qui su Vavel Italia. Il programma.